saltare e rimanere in volo, senza dovere poi sempre soffrire, per un amore che non sa finire. Maracino, Monari, Lodi, uno incollato all'altro.
16, 29 e 7, 16, 29 e 7, il passaggio al quinto chilometro. Un'altra volta, ciao. Ciao, eh. Ciao. Come facciamo? Siamo partiti. Dai via, 2 chilometri e mezzo ancora. Qua Maratino. 26, 22, il passaggio all'ottavo chilometro. 3,20 l'ultimo chilometro, quindi l'andatura è sia abbassata dal gruppetto. Allora attenzione, andiamo a seguire il passaggio. Cutucali, cutucale del toro. La lotta fra i babbi. La lotta fra i babbi è stata. Ha vinto il tuo babbo. Anzi, ha vinto. Dell'acqua Cereglia e di volta di sparavia del... è quella di Zuffadriano. La nebbia si fa sempre più fitta e che arrivano al traguardo e anche Ogna. E nella nebbia scorgiamo anche l'arrivo di Tom e quello di Beppe Maniglia. È un concorrente della Mattei Scalambra, del bagnino dell'Acquadela, di Mancini della Cereglia, seguito dal suo compagno di squadra Piero Vannuccini, appunto. Ecco, vedete che i concorrenti ormai si sono ridotti a una lunga fila ed ecco anche l'arrivo di Valli in attesa dell'intervista con i primi classificati. Siamo qui con i primi di questa eccezionale edizione della Galaverna, dico eccezionale per il nebbione, penso che anche voi ne abbiate trovato molto lungo il percorso. L'ordine d'arrivo, innanzitutto ve lo anticipo, abbiamo qui Lorenzini e il Cus Champion Ferrara, primo, secondo Davide dell'Acqua Cereglia, terzo Rizzoli dell'Acquadela Bologna. Lorenzini, la nebbia ti ha dato fastidio in questa gara? Beh, la nebbia dà sempre fastidio perché arriva sulle gambe, quindi i muscoli si raffreddano. In ogni caso io pensavo fosse anche peggio come percorso, perché essendo tutto molto fuori strada e pensavo ci fosse più fango, invece insomma sinceramente mi sono trovato bene, ecco, rispetto agli altri anni che io ormai la Galaverna sono 7 anni che corro, 7 anni che la faccio, quindi direi che quest'anno è stato forse uno degli anni più migliore come percorso, l'ho trovato non duro insomma. A parte la volata finale di quel disperato che ti si è affiancato, non si sa bene chi era, e tu vado a dire sono io il primo, chi era questo oggetto? No, è successo che lui è uscito fuori dalla non competitiva, quella di 7 km, e io l'ho raggiunto, però sapevo che era in testa, non volevo neanche batterlo, solo che mi sono trovato così, pensando che lui andasse
dall'altra parte per i non competitivi l'ho affiancato, poi mi ha fatto una gran volata, non ho capito poi il motivo, insomma. Sì, così giusto, una soddisfazione molto platonica. Sì, vabbè. Anzi, a onor di cronaca dobbiamo dire che effettivamente la vostra partenza è stata leggermente posticipata, però quella dei non competitivi è partita regolarmente, quindi vi siete trovati sul percorso anche con gli altri, quindi ci sono successi questi inghippi, speriamo che non abbia compromesso, diciamo, l'esito dell'altra corsa. Tuo parere, Francesco? Noi non abbiamo incontrato quasi nessuno, direi. Sì, solo uno appunto lì alla fine. Ma come diceva Lorenzini, quest'anno è stato molto meglio dell'anno scorso, perché nella seconda salita il fango non c'era, quindi ci ha permesso di andare su abbastanza agevolmente. Infatti, se lui si ricorda, l'anno scorso eravamo sempre assieme in quel punto lì, è stata un po' dura. Poi ci siamo anche sbagliati là dalla casa. Bene, terzo arrivato Rizzoli della Quadella, sentiamo anche da lui un parere su questo duello. Siete stati inizialmente insieme oppure vi siete subito sgranati? Sì, siamo stati praticamente insieme fino all'inizio dell'ultima salita. E Lorenzini e Davi guidavano, io mi sono accodato, sono stato soddisfatto di rimanere attaccato con loro in discesa, che non era il, diciamo, il mio forte, e aspettavo la salita pronto a sferrare il mio attacco, però probabilmente ho speso molto nel primo pezzo e in salita ho perso qualche cosa io che era il mio pezzo favorevole. Comunque, cioè, sono stato molto soddisfatto perché, cioè, non ne faccio molto adesso di gare su strada, quindi ho ripreso oggi a fare una gara su strada e diciamo che mi sono trovato bene, insomma il percorso mi è piaciuto molto, anche abbastanza adatto a me anche. E ricordiamo che fra gli altri avete battuto Naldoni e Melito, che non sono certo gli ultimi arrivati, soprattutto Naldoni che oggi è molto... Vedete ora alcune immagini del piazzale del ristoro ricchissimo di arance e tè. Podistico MCL 1000 Macchine di Castil d'Argile ha organizzato domenica 10 aprile 1983 la terza camminata di Castello d'Argile. Trofeo alla presenza di oltre 3000 partecipanti e... Nelle prime posizioni notiamo numerose maglie della Acqua Cereglia e del CUS Champion Ferrari. Eccoli partiti, travolgono quasi alcuni organizzatori. Si snoda per le strade di Castello d'Argile. E gli organizzatori ci hanno detto che oltre 3500 sono stati i camminatori divisi fra la maxi camminata di chilometri 11 e la mini di chilometri 4. Il duello è stato inizialmente molto forte fra Davi e Falerni, i compagni di squadra dell'Acqua Cereglia e Balboni. Poi, come vedrete dalle prossime immagini dell'arrivo, Balboni è scomparso di scena, probabilmente primi e 42 secondi. Alle sue spalle un risorto e ritrovato Massimo Gamberina in 42 primi e 53 secondi, vinto la resistenza di Stefano Falerni, anch'esso dell'Acqua Cereglia, che termina in 43 primi e 19 secondi.
Le, il vuoto, poi arriva il Baravelli del Cus Champion Ferrara che rivedremo poi nel pomeriggio allo stadio comunale. Gli arrivi si sono veramente entusiasta sotto un meraviglioso sole di questa primavera che finalmente esplora i suoi colori e i suoi fiori. Assistiamo all'arrivo del Mascagni giovane, Franco Mascagni, e di Claudel Gnarojet, Gnarojet che vincerà. Davì che sale sul podio per ritirare la bellissima Coppa Trofeo per il primo arrivato. Oltre alla Coppa Trofeo, ricordiamo, si è portata a casa anche un autoradio veramente notevole. Inutile dire, la felicità si legge sul volto di Davì, primo per il bellissimo duello vinto, poi per gli ottimi premi. Poi abbiamo visto sul podio anche Gamberini, poi l'altro portacolori della Cereglia, Falerni, ora vediamo Baravelli, quarto arrivato nella bellissima tuta del Cus Champion Ferrara. Come detto, riceve un meraviglioso mazzo di fiori e altri premi. Tuta candida per la Franca Lolli.
twist. Shout and twist. Come on and shake your hips. Oh yeah, disco twist. Let's do the disco twist.